In seguito alla denuncia contro l'istituto presentata dall'arcivescovado della città, più il rapporto della polizia al quale si unisce lo spiacevole episodio dell'insegnante che viaggiava con voi e i suoi problemi con il bere... Cosa? Mi vedo costretto a porre immediatamente fine a questo viaggio caotico e licenzioso. Non capisco. Oh, no! Non possono farci tornare. Non ci danno neanche il modo di spiegarci. Stiamo scherzando. Sì, papà, tu lo sai che è un'esagerazione. Non abbiamo fatto niente. Ci aiuti, è un'ingiustizia. Ragazzi, non posso farlo. Ecco, figuriamoci. In questo momento l'unica autorità è il signor Dunov. È lui il direttore, la decisione è sua. Oh, io se lavi le mani, farla rispettare. Questo non è giusto. Grazie infinito. No. Le cose stanno così, ragazzi, e basta. Quello che vogliamo dire è che alla fine a rimetterci siamo sempre e soltanto noi. I vostri discorsi non mi commuovono, ragazzi. Preparate i bagagli per domani mattina. Ho già preso tutti gli accordi. Ci sarà il pullman ad aspettarvi. Lo sapevo. E questo è tutto. Ma ci pensate che tra un paio di giorni ci deve ascoltare Carmen che fa lezione? Basta, per favore, non parlare di Carmen, che sono già depresso. E questa che cos'è? È una lettera che ha mandato Dunov. È per Pilar, ma non l'ha voluta leggere. L'ha mandata Dunov? Allora la leggo io. Ehi, guarda se dice qualcosa su quello che è successo. Ehi, Thomas, qui dice che esci con Pilar solo per convenienza. Cosa? Ehi. Salve, ragazzi. Amore, la lettera che mi aveva mandato mio padre. Eccola lì. No, non è questa. Questa è un'altra, la tua. Non so dove l'ho messa. Come fai a non saperlo, Tommaso? L'ho data a te. Beh, appena la trovo te la porto. Va a fare la borsa ora. Che cosa dice quella lettera? Niente. Sono solo sciocchezze, Pilar, vai. Non puoi stare nella stanza dei voglio ragazzi. Voglio vedere esci, quella Pilar. Lettera. No, Pilar, non si può. Perché no? Perché? Perché abbiamo fatto una gara di flatulenze e gli abbiamo scritto i punteggi di tutti e lui è arrivato primo, capisci? Ah, che simpatici. Allora me la darai domani? Sì, va via, domani te la do. Ciao, ci vediamo. Ma sei pazzo, che ti è saltato in testa? Però ti ha salvato la vita. Potevi almeno mettermi all'ultimo posto. Piantatela, qualcuno ha visto Manuel. No, vado a cercarlo. Asciugati gli occhi, se no ti colo il trucco. Non capisci che Marcos mi ha piantato e mi ha fatto fare la figura dell'idiota. E io? Pensaci un po'. 100, 1000 ragazzi che stanno ridendo di chi? Di me. Che ti succede, Mia? Non riesco a credere che Vico se ne sia andata. Oh, sta tranquilla, prima o poi si rifarà viva. Dobbiamo solo aspettare. Sally, ti dispiace abbassare un po' la voce e spegnere la luce, che non riesco a dormire. Tanto non riuscirò a chiudere occhio. Mia, è per te. Ah, per me? Ai! Sì. Fa vedere. Dai. Ah, è di Manuel. Dice che mi aspetta sulla collina. Dai, Manuel, guarda, ti ha mandato un biglietto. Ti vuole vedere, avanti, vai. Non lo so, qui c'è qualcosa che non mi quadra. È ovvio che non ci vai, lascia sì, che... Sì, deve morire di freddo. È scritto a macchina. Voglio dire... Se Mia voleva dirmi qualcosa di personale, l'avrebbe scritto a mano. Ah, smettila di fare lo Sherlock Holmes e vai da lei, dai. Cosa ci vai? Non so che fare. Io sì, vai e basta, ma... vai. E là? C'è qualcuno? Mia. No, sono io, tranquilla. Che cosa vuoi? Non lo so. E allora perché mi hai fatta venire qui? Io? Tu mi hai fatto venire qui. Io ti ho fatto venire qui, ma per favore. Francisco, è chiaro, è stato lui ad organizzare tutto. Sì, mi ha tormentato certo, tutto il mi pomeriggio. Mi ha tormentato tutto il pomeriggio. Beh, allora, visto che siamo qui, non so, vuoi dirmi qualcosa? No. E tu? No. Cioè, sì. Voglio dirti che non mi è proprio andata giù, che... No, per meglio dire... Mi ha dato fastidio, mi ha fatto arrabbiare che tu abbia baciato quel Patrizio. Ah,
beh, se tu sei arrabbiato per un bacio, come dovrei sentirmi io per quello che è successo con Sabrina? Ti ho già spiegato che è stato uno sbaglio, lo sbaglio peggiore della mia vita. È stato uno sbaglio. Perché non mi dici che la storia va ancora avanti? Perché continui a sentirla al telefono? È lei che mi chiama, Mia. Manuel, comportati da persona adulta. Dimmi che esci con Sabrina e basta. Ma non è così, non è vero. Se non mi confessi che continui a vedere Sabrina, io non ti dirò che cosa è successo con Pato dopo quel bacio. Cos'è successo? Dimmelo. Se tu non parli, io non parlo. Maledizione. Buongiorno ragazzi, su, andiamo, basta, facce lunghe. È arrivato il pullman? No, Octavio ha fatto dei cambiamenti. Quali cambiamenti? Il pullman non verrà a prenderci qui. Prima ci rovinano la festa e poi ci lasciano a piedi. Non ci posso credere. Aspettate ragazzi, non ve la prendete con me, dobbiamo andare in un altro posto. Seguitemi con la vostra roba, prendete le borse e seguitemi. È assurdo, è il primo viaggio che faccio con voi e va a finire così. Da un viaggio del genere mi aspettavo qualcosina di più. Meglio andare via. Sì, ma anche l'hotel sembrava un disastro, invece era buono. Aspettate, è sparito il mio computer. Cosa? Quando? Non lo so, ho guardato dappertutto, ma non lo trovo. L'avete visto? Aspetta. Per caso? Tieni. L'hanno lasciato qui questa mattina. Grazie. Sono riuscito a trovare la password. Quando scoprirai la verità, spero che tu vada alla ricerca dell'amore, Pedro. Ciao, Vico. Ciao. Ciao. Stavo pulendo un po' a casa. Ecco, c'è stato un cambiamento di programma. Davvero? Sì, dobbiamo tornare a Buenos Aires. Cosa? Dobbiamo tornare adesso? Sì. Dobbiamo partire subito, perché? Dicono che ci siamo comportati male. Hanno accusato Octavio di essere un ubriacone. La verità è che Dunov è un guastafeste, te lo dico io. Ma come? Non avete provato a parlare con lui? Non c'è stato modo? Diciamo che non ci ha dato la possibilità di farlo. Noi volevamo, ma stanno caricando i bagagli sul pullman. Sei sicura di voler restare qui? Sì, certo. Sai, qui ho trovato tutto quello che stavo cercando. Io penso che il poco tempo che hai trascorso qui ti abbia dato la possibilità di trovare finalmente te stessa. E questa... questa è una realtà che porterai con te ovunque desideri andare. Non ti capisco. Non ti capisco. Tu mi hai convinto a restare qui e come vedi io sono qui. E adesso mi stai dicendo una cosa completamente diversa. Io non... Perché è diversa? Perché? Perché quando tu hai letto la lettera di Mia, i tuoi occhi si sono illuminati e mi è sembrato che non vedessi l'ora di partire. Beh, ecco, adesso devo andare. Tu che cosa vuoi fare? Sei proprio sicuro? La tua decisione di restare è definitiva? Sì, in realtà voglio iniziare una nuova vita. Voglio dimenticarmi di Octavio, Charo. Voglio tornare a essere Martin, quell'uomo libero che sono sempre stato. Mi fa piacere sentirti parlare così, sul serio. Solo una domanda. Che cosa farai con i ragazzi? Ti eri affezionato molto a loro? Sì, in realtà mi mancheranno moltissimo. Ma loro riusciranno a capire. Ne sono sicuro. Capiranno perché ho preso questa decisione. Sì, certo. Sarà così, vedrai. È stato commovente vedere quanto erano attaccati a te e il loro affetto. Che ore sono? Oh, guarda! Stanno per tornare a Buenos Aires. Beh, non vai a salutarli? Tu mi conosci bene, Charo. E sai che gli addii non mi piacciono. Però gli ho preparato una sorpresa. Le sorprese sono state due. Una è che Vico è tornata e ha fatto pace con Mia. E l'altra è che Andrade ci ha preparato un falò. E ci ha fatto capire che al di là di tutte le nostre divergenze,
La grande amicizia che ci unisce è più importante di tutto. A volte è nelle piccole cose che troviamo i momenti più belli della vita. I nativi che vivevano in questa terra credevano nella magia del fuoco. A lui confidavano i loro desideri, perché sapevano che il fuoco li avrebbe esauditi. Io prego per l'amicizia, perché è il più grande tesoro che una persona possa avere. E prego per voi, cari ragazzi, che sapete meglio di altri di cosa sto parlando. Octavio. Per quello che è necessario in amore e in amicizia. La lealtà. Per la possibilità che ci dà la vita di rimediare agli errori. E perdonarli. Per gli amici sinceri. Per l'accettazione. Per quello che non si dice, ma si sente. Per il futuro. Per quello che abbiamo passato insieme. Per i cambiamenti. Per i sentimenti, che non conoscono né confini né paesi. Per i momenti insieme. Per l'amore. Per le vere amiche. Anche se sono poche. Per i momenti difficili e per gli amici che sanno starti vicino. Insopportabile leggerezza dell'essere. Per le nuove strade. Che sarà successo che tornano prima? Avranno fatto delle stupidaggini. Lontano da casa i ragazzi non sanno controllarsi. Ma con loro c'è il professor Andrade. Sì, ma un adulto solo cosa può fare contro quegli scalmanati? Ringrazia che stanno bene. Deve essere qualcuno di questi, ma quale? Aspetta. Scusate, chi sono i genitori di Guido? Io sono il padre di Guido. Ecco fatto. Salve. Io sono Agustina, Guido non le ha parlato di me. Salve. No, che cosa mi doveva dire? Come che cosa doveva? Io sono la sua ragazza. Io gli ho presentato tutta la mia famiglia, anche mia nonna Nenè e mio nonno Totò. E lui non ha neanche parlato di me. Forse con il viaggio, sai,
gli sarà passato di mente. E così tu sei la ragazza di Guido? Sì. Mia moglie Ramona è un po' in ritardo, ma appena ti vedrà dirà che sei davvero carina. Grazie. Lola. Ah, siete venuti. Come avete fatto a lasciare il lavoro? Non è stata una cosa facile, ho dovuto rinviare diverse riunioni. Meno male che torna Laura, così riesco a vedervi, eh? Se tornassi a casa ai fine settimana ci potremmo vedere più spesso, no? Anche se voi veniste agli incontri tra genitori e professori del mio corso. Come facciamo? Ci avvertono all'ultimo momento. Sì, sì, certo. Ehi, ehi, cos'è questo tono, Lola? Possibile che non riusciamo mai a parlare tranquilli come una famiglia normale? Per poterlo fare, prima dovremo essere una famiglia. Ah, Pablo, ah, ciao! Ciao! Mi sei mancato tanto! No, tesoro. Ciao! Lola, per favore! No. Mamma! Vieni, fatti abbracciare. Oh, ciao! Amore mio, come stai? Sono stata benissimo, davvero. Mami! Non è giusto che ci abbiamo fatto tornare. Sei venuta? È stato davvero bello. Ho portato una montagna di dolci e di cioccolato. Sei ingrassata un po', tesoro? Ho due maglioni, mamma. Beh, non ti preoccupare. Quando si va in vacanza ci si dimentica sempre della dieta. Sì. È una cosa normale. Tanto per cambiare, mio padre non c'è. Per fortuna, Sonia non è venuta. Grazie, amore. Ma tesoro mio. Che bello che mi sia mai capitato anche per nella me. Vita. Ti amo, ti amo. Anch'io tanto. Sai cosa voglio? Cosa? Che ci sposiamo subito. Sì, 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 sì. E quando d'accordo. Tornano le ragazze spiegheremo loro no, tutto. No, perché no? No, perché Maritza sta passando un momento molto difficile con me. Beh, con ma vedrai che quando tornerà da Bariloce andrà tutto meglio. Lei sarà me più tranquilla, te l'assicuro. Chissà come staranno andando le cose con Martina. Bene. Staranno imparando ad accettarsi, dici? A considerare la loro relazione, a conoscersi meglio. Ti giuro che sto facendo uno sforzo enorme per non chiamarli. Non so che cosa darei per sapere che cosa tranquilla, sta succedendo. Tranquilla, quando ritornano saprai tutto. Perché sei così ansiosa? Tu credi che si trovi meglio con lui che con me? Oh, amore mio, non dirmi che sei gelosa. E perché no? Perché no? Accetto tutto questo perché so che è per il bene della mia Maritza. E in ogni caso devo ammettere che Martina è una brava persona, è un uomo speciale, sensibile, molto, molto accomodante. Ah, non è un uomo di gesso come me. Franco, adesso sei tu il geloso. Io geloso? Come faccio ad essere geloso di quell'essere perfetto, unico, insuperabile? Stai scherzando? Ma io amo te, amore mio. Non rispondere, dai. Fammi almeno vedere chi è. Lascia stare, starà mangiando, lascia stare. No, oggi è il suo primo giorno di lavoro, magari ha avuto dei problemi. Miki, ciao, ciao. Ah, Sonia, tesoro mio, non immagini in che giorno ho cominciato a lavorare. Cosa è successo? Sono tornati i ragazzi da Bariloce. Cosa? Sono tornati i ragazzi da Bariloce. Cos'è successo? Miki, perché hanno anticipato il ritorno? Sembra che Dunoff li abbia fatti tornare prima. Sì, ma perché? Dai, raccogli le nostre cose, dai! Se sono appena arrivati, non ci penso! Non discutere! Non sto discutendo! No, non parlo con te! Dobbiamo chiamare subito l'aeroporto per cambiare biglietti, dai, muoviti! Miki, ti chiamo quando arrivo all'aeroporto, ciao! Io vado a fare la doccia, poi intanto prepara i bagagli, su, sbrigati! No. Dai, amore, sbrigati! Su, amore mio, andiamo, voglio vedere la mia Maritza! La rilascia mi è piaciuta tanto! E tu che cosa ci fai qui? Ciao, come va? Sono la nuova addetta qui al bar. Io mi chiamo Monica, ma mi chiamano... Io sono Felicita, ma mi chiamano Feli. Ciao. Ciao. Victoria, Vico. Ma ciao. Tu non eri una famosa vedette? Sono una vedette. Sono ballerina, cantante, attrice e artista completa. Sto lavorando qui con la speranza che qualcuno entri, mi noti, scopra il mio grande talento e mi scrivi... Bisogna essere ciechi per non vederti, eh? Sai com'è? Vuoi qualcosa da bere o no? Sì, prendo un succo di mela, con ghiaccio, ma poco, eh? Mia, mi spieghi perché usi quel tono con Miki? Mio padre si è fidanzato con una tizia. E che colpa ne ha lei? Perché scusa? Pare che quella tizia sia lei. Cosa? Così mi ha detto lui, però io non gli credo, sono sicura che se l'ha inventato. Ma per nascondere che cosa, Mia? La sua vera fidanzata. Di sicuro è una cretina con la testa vuota e se scopro chi è la distruggo. E lui neanche era qui ad aspettarmi. Andiamo, tuo padre è una persona molto occupata, magari è fuori per lavoro. Proprio per questo ha telefonato in ufficio e la sua segretaria mi ha detto: il tuo papà è partito per un viaggio. Lo vedi? Di piacere, di piacere, sicuramente è partito con lei, io la distruggo quella. Vogliamo parlare subito. Vogliamo sapere perché ci deve una spiegazione, adesso. Grazie per avermi fatti tornare prima.
Gloria, dobbiamo ci parlare con Duno. Ora non potete parlare con Duno. Il preside è occupatissimo. Ci sono i colloqui con i genitori, perciò non potete entrare. Allora, quello che gli dobbiamo dire è molto importante, Gloria. Gli dica di uscire. No, tanto non uscirà, neanche glielo chiedo. Vi riunirà tutti in classe per parlare di quello che è successo, ok? Va bene, okay? Ma che non si dimentichi, eh. Basta, adesso andate, 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 per favore. Elite Way School, ragazzi, buongiorno. Sì, è inutile stare qui. Sì, 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 i ragazzi del quarto anno sono tornati. Guarda. No, stanno benissimo. Guarda il programma. Sì, sì, sì. No, non posso dare un messaggio a Mia Colucci, perché non sono la sua assistente personale. Chi sarà? Ok, va bene, un messaggio. Vediamo lei chi è. Con chi sto parlando? Bene, Nacho, il coordinatore di Fleccia Bus. Molto bene. Ehi, Pablo, adesso voglio... Pablo, Nacho, sì, si chiama lei, ciao. Esci da qui. Ma Francisco... Perché ha avuto l'infelice idea di farli tornare prima? Ti aiuto? No, grazie. E come sei stata? Bene, sono stata bene. Sai che quando eri via ho pensato tanto a te? Ah, sì? Mm. Che caro, prima o dopo essere uscito con Paloma? No, 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 con Paloma ho chiuso. Ho litigato con tutta la mia famiglia, ma ho chiuso. Tanto non mi importa. Aspetta, solo un'altra cosa. Che c'è? Hai pensato a me mentre eri in vacanza? Sì, a dire la verità, sì. Quando uscivo con dei ragazzi mi chiedevo se saresti stato all'altezza. Ah, bene, e adesso disfiamo la valigia e... Che cos'hai? Non lo so, non ne ho proprio idea. A me non ha detto niente e non parlerà neanche con te. Vado a mangiare qualcosa. Va bene. Luan, guarda che il computer non parla, eh? Lasciami stare. Che cos'hai? Questo è il computer di Blas, ci sei entrata? Sì. Sì? No, no. Sì o no? Non capisco. No. Posso entrare? Sì. Perché ho la password che mi aveva dato Pedro. Grande il nostro Pedro! Su, dai, entra, vediamo che cosa riusciamo a trovare. No, non voglio farlo. Preferisco non farlo. Non so se ho voglia di curiosare ancora nelle cose di Blas. Hai paura di quello che potresti scoprire? Sì, non voglio intromettermi nelle sue cose. Francamente, da te non me lo sarei mai aspettata. Nemmeno io. Ma ho paura di scoprire qualcosa che non vorrei sapere. Perché quel tizio deve telefonare qui, eh? Perché? Che motivo ha? È il coordinatore, voleva sapere come siamo arrivati. Tra quel tizio e Mia c'è stato qualcosa, ne sono sicuro. Ci scommetto la testa, Francisco. Ha chiesto di parlare con Mia come poteva chiedere di parlare con chiunque di noi. Ah, certo, è un caso che abbia chiesto di Mia. Sono cose che capitano, no? Ehi, falla finita. E se anche ci fosse stato qualcosa, no, capisci? Voglio sapere se c'è stato o no qualcosa. E questo lo devi scoprire tu. No, 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 scordatelo. Dai, Francisco, ti prego. Noi siamo amici, mi devi aiutare. Vedo che cosa posso fare. Grazie. Metti in ordine la mia roba. Cosa? Allora, è buona la cioccolata, vero? È squisita. Sul serio, è molto buona. Continui a pensare a quei ragazzi. Sì. E molto. Che cosa c'è? Non faccio altro che pensare a Maritza. È terribile, questa è la prima volta nella mia vita che mi sento davvero un perdente. Tu che sei la persona che ammiro di più, che hai sempre fatto quello che hai voluto. Quello che volevo davvero, non sono riuscito a ottenerlo. E questa è la verità. Ho fatto di tutto. Ho mentito, anche troppo. Ho fatto di tutto, sono entrato in quel collegio con l'inganno. Ho affrontato Sonia, e perché? Per niente. Ha bisogno di tempo. Quando capirà di aver sbagliato. No, 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 Charo, no. Qui la persona che ha sbagliato sono io. Maritza non mi accetta, non mi sopporta, non mi vuole bene. Lo capisci questo? C'è una cosa di tua figlia che non ti ho ancora detto. Ma non ti stanchi troppo? No, no, ce la faccio a camminare, ora va meglio. Sei stato ben attento a nasconderci che è la ragazza. Non è vero, non ce l'ho. Su, che vieni, dici, siediti, mamma? Qui, siediti qui, volevo solo dirti che... Cosa? Che mi è piaciuta quella ti ragazza. Ti è piaciuta, eh? Sì. State insieme da tanto. Ma cos'è? Terzo grado? Non ti ho detto niente perché non c'era niente da dire. Noi non stiamo insieme. Senti, la guido, non dire sciocchezze, perché so benissimo che voi state insieme e che è una cosa molto seria. No, non è vero. Chi ti ha detto una cosa del genere? Guarda che me l'ha detto Agostino.
Senti, figliolo, non devi vergognarti di esserti innamorato, perché questo vuol dire che stai mettendo la testa a posto. Perciò adesso puoi anche pensare a... Mamma, te lo dico di nuovo, che c'è? Devi mettere la testa a posto, devi deciderti a votare pagina. No, non ho intenzione di sposarmi e mettere su famiglia. Te lo dico per l'ultima volta, ciao. Come ciao, perché... No, aspettate, aspettate, aspettate. Ho appena parlato con mio padre e sapete una cosa? Cosa? Che è successo? È d'accordo di vederci tutti e sei per incontrare i tuoi genitori. Ah, che bello! Non è fantastico? No! Figliolo! No, voglio dire, perché dobbiamo coinvolgere le famiglie così presto? Perché non cerchiamo prima Guido, di conoscerci un po' meglio? Ma Guido, io sono sicurissima di quello che provo per te. Certo, sei lo sicura? Lo vedi, l'hai sentita? Sì. Ecco, anche tu sei innamorato di lei, sì. Perciò smettila di fare lo sciocco. Dì ai tuoi genitori che possono venire a casa mia quando vogliono. Gli preparerò una pasta al forno da leccarsi in mano. Amico! Pilar, aspetta un secondo. Ehi, come sì, va? Come va, aspetta Ramona? Secondo, salvami. Senti, ho un forte mal di testa, non hai una spina? Oh, sì, vieni, vieni. Ti ringrazio. Poi riparliamo di quella. Va bene, sì, ciao. Devo andare. Va, comportati bene. Fa attenzione alla gamba. Andiamo. Ti aiuto io. Ramona, mi può scusare un momento? Devo parlare con quella ragazza. Sì, andiamo, andiamo. Oh, grazie. Andiamo. Ci vediamo, sì, certo, a presto. Ciao. Oh, senz'altro. Ciao. Ciao. Hai ricevuto la lettera che ti ho mandato? Quale lettera? Come quale lettera? Quella che ti ho mandato all'hotel di Bariloce. Non ti è arrivata? Ah, era la tua. No, credevo fosse di mio padre perché la busta era della scuola. È arrivata, ma non l'ho letta perché avevo molto da fare. Che cosa hai scritto? Beh, no, niente, non ha importanza. No, tanto prima o poi la leggo, perciò puoi anche dirmelo, non c'è problema. Ecco Pilar, io... Pilar, ti stavo cercando, c'è un incontro con tuo padre, sbrigati. Va bene, ecco. Parliamo dopo. Perché non mi hai detto che Marizia era venuta a trovarmi in ospedale? Il fatto è che è successo tutto così in fretta. Tu avevi deciso di restare, io non sapevo se dirtelo o no. Perché me lo dici solo adesso? Beh, perché ci ho ripensato. Marizia era molto commossa quel giorno. Ti guardava con tanto affetto, nonostante il suo atteggiamento da dura. Pensa che a un certo punto ti ha persino sistemato i capelli. Ma poverina, i suoi sentimenti devono essere così confusi. Non avrebbe mai fatto una cosa del genere se io avessi potuto vederla. Ciao. Sai che questo cambia tutto. Vuoi andare via? Lo smetti per un minuto di pensare a tuo padre? Sì. È adulto, ma già l'hanno imbacinato. Giuro che se quella mi capita a tiro, le strappo i capelli sì, uno a uno. Datti una calmata. Tuo padre non sapeva che saremmo tornati. Non mi importa. Possibile che devo sempre essere l'ultima a sapere le cose? Non è giusto. Non mi calmo affatto. Hai un secondo? Che c'è? Ti hanno telefonato da fuori città. Mio padre? No, Nacho, il coordinatore di Bariloce. Ah, sì. Che cosa voleva? Parlare con te. Immagino che non lo chiamerai quel cretino, vero? Chi ti ha detto che è un cretino? Beh, mi era sembrato. Ma a te lui piace? È simpatico. Più grande, carino, non lo so, può anche darsi. Ah, che strano, perché non credevo che fosse il tuo tipo. Quindi, visto che ti è simpatico, che fai, lo chiami? Scusa, una domanda, sei dell'Interpol per caso? Stai facendo un vero interrogatorio. Tradotto, lasciala in pace. D'accordo, ciao. Scusami. Ciao. È ovvio che l'hanno mandato a controllare. Manuele. Direi proprio di sì. Ragazze, riunione con Dunov. Venite. Nove, ma dove ho la testa? Ora non riesco neanche a leggere i numeri. Ecco fatto. Pronto? Ciao Javier, sono Gonzalo. Oh. Tua madre mi ha detto che siete tornati prima. Sì, sì, una scocciatura, una vera scocciatura. No, niente affatto. Non poteva andare meglio. Perché? Che vuoi dire? Che è successo? C'è una gara di skate nell'impianto che hanno aperto il mese scorso. Il primo premio è una tavola di quelle super griffate. Beh, allora iscrivimi, devi iscrivermi subito. Tranquillo, l'ho già fatto. Mitico sei un amico, Gonzalo. Ah, ascolta. La miss. Senti, ti chiamo in un altro momento, ok? Mi preparo per la gara e stai tranquillo, ciao. Vieni, sì? Vieni, dobbiamo andare in classe. Dunov vuole sì, parlare a tutti va bene. Voi. Andiamo. Ma dai. Ragazzi, ehi, silenzio. Ciao. Tra poco sta qui il signor Dunov per parlare con voi. Che venga. Era ora. Sentite, ragazzi, non dobbiamo farci mettere i piedi in testa. Giusto. Ok, sono d'accordo. Sì. Ragazzi, è venuto il momento di parlare. Sì, dobbiamo parlare. Perché ha interrotto la vacanza a Bariloce? Ce la siamo meritata. E non ce la siamo potuta godere.
Non ha niente da dire. Per prima cosa vi invito ad evitare questo tono così poco consono ad una civile conversazione. E adesso ognuno di voi vada a sedersi al proprio posto senza trascinare le sedie, per favore. Per quanto riguarda la decisione che ho preso, credo di essere stato sufficientemente chiaro ed esplicito nel fax che ho inviato tempestivamente al signor Bustamante. Eh? Voi siete una vera vergogna per questo istituto! Sì, ma quando scendiamo in campo e vinciamo le partite non siamo una vergogna, vero? Già, è vero, giusto. Infatti, esatto. Io vi conosco fin troppo bene. Chi mai può essere orgoglioso di un gruppo di ragazzi al quale viene sequestrato così tanto alcol da riempire una piscina olimpionica? Come se questo non bastasse, alcuni di voi hanno addirittura molestato delle suore. Oh, guardi che con le suore non è successo proprio niente. Glielo possiamo spiegare, è stato malinteso. Sì, proprio così, sì. Un malinteso? Vi conosco fin troppo bene. Non mi faccio prendere in giro da voi, non sono nato ieri. Non solo vi ho fatto tornare con una settimana di anticipo, ma adesso avrete anche una punizione. No, sì, no, come no? Questo è troppo. Niente è mai troppo per quelli come voi. Niente. A partire da adesso dovrete raddoppiare le ore di studio e i pomeriggi liberi resterete in classe a studiare. Oh no! Mi scusi, signor Duno. Mi scusi, ma io ho già tutti i pomeriggi occupati, non posso restare qui. Oh! Capisce? Purtroppo, Javier, come vedi, tu fai parte di questo meraviglioso gruppo di incoscienti. Ora ringrazia i tuoi compagni per il simpatico dono di benvenuto che ti hanno dato, eh? Cosa tanto? Sei del quarto anno, vero? Sì. Perché mi sembra che i tuoi compagni siano tutti in classe con il preside? Grazie. E niente. Vado. Ehi, aspetta un attimo. No, la devo andare subito in classe perché c'è una riunione con Duno. Non ti preoccupare, lui è già andato via, perciò siediti perché noi dobbiamo parlare e adesso parleremo, ok? Dai. Va bene. Voglio che mi spieghi cosa sono quelle carte che ho trovato nel tuo cassetto. Ah, anche io te ne volevo parlare. Perché vai a frugare tra le mie cose? No, dai, non cambiare argomento. Lo sai che non lo devi fare, Lola. Va bene, perdonami, prometto che non lo farò più. Contenta adesso? E sì. Ora parla che non mi muovo di qui finché non vuoti il sacco. D'accordo, però non devi dire niente a nessuno. Alcuni mesi fa ho avuto un piccolo problema legale. Cosa? Lola, per favore, abbassa la voce. Il fatto è che queste situazioni sono sempre antipatiche e non volevo che mamma e papà lo sapessero. Così ho chiesto aiuto ad alcuni amici. A chi? A Maritza e Marcos. Beh, tu e Marcos ultimamente vi vedete molto spesso. Non cambiare argomento, furbetta. E non dire niente a casa. Che c'è, Lola? Non posso credere che tu abbia fatto qualcosa di illegale. Questa per favore, è davvero... non la vuoi abbassare la voce? Ok, va bene. Vieni qui. Dimmi tutto. Che cosa è successo? Dai, racconta. No, non ti dico nient'altro. Non puoi farmi questo, Laura, sono troppo curiosa. Lola, mi hai chiesto che cos'erano quelle ti carte prego. E te l'ho detto. Adesso devo andare in classe perché voglio sapere che cosa ha detto Duno. Non ci posso credere. Ah, finalmente. Pronto, Heredia? La segreteria telefonica. Heredia, guarda che la tua licenza è finita. Perciò domani stesso devi essere qui, sia ben chiaro. E poi questo è il quinto messaggio che ti lascio. Cerca di rispondere. Non ci posso credere. Oltre a farci tornare prima da Bariloche, ci fanno studiare di non più. Non avremo più tempo da dedicare alla band. Non abbiamo neanche potuto finire il tour. Non ci posso credere. A me succede quello che succede a te. Quando siamo sul palcoscenico e cantiamo, non so, dimentico tutto. Ti riferisci ai problemi con tua piantala, madre? Piantala o incomincio a parlare di Manuel. Oh, fa lo stesso. Mi è del tutto indifferente. Beh, visto che stiamo parlando di lui, ti voglio raccontare una cosa. Mi ha telefonato Nacho.
Nacho? Dici sul sì, serio? Sì, sul serio. Però non ha parlato con lui, ha chiamato qui in collegio e ha chiesto di me. E cosa ne sai, se è vero? Me l'ha detto Francisco, mi sta continuamente tra i piedi, mi fa un sacco di domande. Dico, dice, che secondo lei lo manda Manuel. Ti capisco, che posso ti fare? Capisco benissimo, perché Diego ha fatto la stessa cosa con me e non sai che ho fatto io. Che cosa gli hai fatto? Beh, mi ha chiesto se a Bariloche avevo pensato a lui e io gli ho detto che lo avevo pensato ogni volta che uscivo con un ragazzo. Sul serio? Sì, e non l'ho più visto. Bene, questo cosa è c'è, apposto. Gloria? Mi hai chiamato? Sì, c'è una persona per te. Chi? Come non lo indovini? Come papà, che ci fai qui? Sono venuto a trovarti, Pico. Che domande fai? Noi due dobbiamo parlare del viaggio a Bariloche. Sei stata via tanto, non sei mancato tanto. Mi devi raccontare come sei stata, se ti sei divertita, come è andata con i ragazzi. Un mucchio di cose. Sì, va bene. Poi ti telefono così ti racconto tutto, d'accordo? Ma non è necessario. Ho sistemato le cose con Gloria e mi ha dato un permesso speciale, così adesso noi due possiamo andare a casa insieme. No, Gloria, hai dimenticato che Dunoff ci ha puniti e non possiamo no, uscire. No, non posso. C'è nessun problema, sta tranquilla. Tuo padre ha parlato con Dunoff, che ti ha dato un permesso speciale, e adesso puoi andare a casa. Sì. Andiamo, tesoro. Grazie ancora, Gloria. Lei è sempre molto gentile. Ma cosa dici? Ringrazio tanto. Andiamo, tesoro. Andiamo a casa. Andiamo. No, aspetta, papà. Aspetta. Che ti prende adesso? Chiedo scusa. Che succede? C'è qualche problema? No. Mi stava solo chiedendo dove andiamo a mangiare tutto qui. Andiamo, tesoro. Arrivederci, Gloria. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Arrivederci, Gloria. Francisco, ho bisogno di parlarti. Ciao, Mia. Come stai? Sì, certo. Siediti. Grazie. Lo so che sei stato tu ad organizzare quell'incontro tra me e Manuela a Bariloche. Non negarlo, eh? Sì, è così. Non lo nego. Sono stato io, ma l'ho fatto perché vi voglio bene e non mi piace vedervi separati. Non ti arrabbiare. No, non mi arrabbio. Al contrario, ti ringrazio, dico davvero. Ma per favore, non fare più niente per far tornare insieme me e Manuel. Va bene. Perdonami se mi intrometto, però Manuel merita un'altra possibilità. Forse non sono stata abbastanza chiara con te. Ti confido una cosa personale. Ma promettimi di non dire niente a nessuno e tantomeno a Manuel. Lo sai che sono muto come un pesce. Di che si tratta? Quello che c'è stato con Manuel mi ha fatto molto bene. Gli darai un'altra possibilità? No, non hai capito. Mi ha fatto molto bene perché mi ha preparato per quello che poi c'è stato con Nacho. Non capisco. Sì, beh, ecco, abbiamo avuto una storia e l'abbiamo vissuta in pieno. Cosa? Aspetta, spiegati. Che vuol dire? Sono molto contenta che Nacho sia stato il primo. Ma non mi fraintendere. Vico diceva sempre che la prima volta deve essere con un uomo molto più grande. Aveva ragione, sai? Aveva ragione. Ti chiedo solo una cosa. Non dirlo a nessuno, eh? Per favore, dico sul serio. Non immagini quanto è stato dolce con me. Non ne hai idea. Non immagini la sua grande sensibilità. Beh, ecco, non so cosa dire. No, non ti preoccupare. Non devi dire niente. Te l'ho detto perché non voglio che tu faccia più quelle cose. Cerca di capire, Francisco. Tra me e Manuel non c'è più niente, capito? Grazie. Allora, che è successo? Che ti ha detto? Parla, no, non balbettare. No, non mi ha detto niente. Non mi ha detto niente. Se n'è andata e non basta. Glielo hai chiesto. Ti avevo pregato, Francisco, perché gliel'ho non l'hai chiesto, fatto? Ma non ha voluto dirmi niente. Che ci non posso ti ha fare? Detto niente di Nacho. Nacho, MC, Nacho, Nacho, sì, Nacho. Sì, mi ha fatto il suo nome, ma non mi ha detto niente. Se vuoi, alla prima occasione glielo chiedo, che ne dici? Sì, per favore. Ok, prendi qualcosa, un tè, un caffè, una spremuta. Sì, Francisco, quello che vuoi, va bene. Grazie. Se Mia si mette con quel tizio, posso anche morire. Posso morire sul serio. No, andiamo, non dire sciocchezze. Supponi che... Cosa? Cosa, parla? Beh, supponi che l'abbia trovato interessante, che le sia simpatico. Interessante? Non vorrei fare una pazzia per questo, no? Non capisci, Francisco. Se Mia si mette con Nacho o con qualsiasi altro ragazzo, sono davvero capace di fare una pazzia. Ah,
Agustina è proprio fuori di testa. Ci manca solo che vada a comprare l'abito. Lo sai che cosa devi fare, lo sai? Devi lasciarla e basta. No, prima di lasciarla devi dirle di darmi l'altra lettera, altrimenti Pilar mi fa a pezzi. Non ci penso. E invece devi farlo, perché non è colpa mia se ti sei messo con un idiota che si impiccia di tutto. Ragazzi, scusate. Tomas, dobbiamo parlare. Ciao, amore mio. Sì, che cosa c'è? La lettera, so tutto. Tutto? Sì, tutto. So che me l'ha mandata Agustina e la voglio leggere. Sì. Senti, te la dà dopo, eh? Non sai che caos c'è in camera. Non abbiamo ancora sistemato niente. Non ci trovo niente da ridere. Tomas, voglio la lettera. Sì, te la porto subito. Sta a sentire, Caffè, voglio quella lettera. Sarà perché io non ti riesco a scordare. Stai provando? Sì, non dirmi che vuoi cantare anche no, tu, eh? No, affatto, grazie. Ah, beh, vieni, siediti. Sono rimasto di sasso per quello che mi hai detto. Ah, andiamo, Francisco, non è proprio il caso. E invece sì. Non riesco a credere che tu abbia dimenticato Manuel, visto che fino all'altro giorno ne eri innamorata e a stare insieme ad un altro. È vero? Sì, è vero, ed è stato meraviglioso. No, mi chiedevo se prima eri veramente innamorata di Manuel. Sì, ero davvero innamorata. Ma mi sono resa conto che era un amore infantile, capisci? Per questo non è successo niente. Invece con Nacho, lui è più grande, capisci? Aveva esperienza. È stato facile essere completamente sua. Capisci? Sì, ti invidio, sul serio. Invece io non ci riesco a dimenticare la ragazza che mi piace. Guarda che non è tanto difficile. Devi solo togliertela dalla mente e accettare di vivere nuove esperienze. Ci provo. Ma ogni volta che vedo Laura, non esiste più nessuna. Beh, forse perché la ragione è un'altra. Forse hai semplicemente paura di fare delle nuove esperienze. Può darsi. Su, coraggio, ce la puoi fare. Io ci sono riuscita. Pulita. Oh, la cioccolata! Questa bianca me la mangio subito. Questa... Feli! Mia! Ti vedo bene, sei... Sì, non lo sai. Francisco è tornato a farmi altre domande. Un'altra volta? Sì. Sì, mi ha detto che Manuel non credeva che io fossi stata insieme a Nacho. E? E io gli ho mandato a dire un'altra cosa. Gli ho detto che la nostra era stata una storia infantile. E che adesso me lo sono tolto dalla testa. Ma pensa, già lo vedo in un angolo piagnucolare, mio. Lo sai come fa sempre lui, ha le lacrime in tasca. Comunque è meglio così. Non stai bene, vero? No. Sono triste. Mi sento persa senza Manuel. Non dire così. Aiutami, ho bisogno di lui. Stai tranquilla, prometto che ti aiuterò. Vuoi? La vita non ha senso senza di te. Amore, vorrei arrivare in cielo e scrivere su ogni stella quanto ti amo. E chiederti di perdonarmi. L'unica ragazza che c'è nella mia vita sei tu, Mia. Che fai? Sto scrivendo come mi sento dopo quello che è successo con Mia. E perché lo fai? È terapeutico. Preferisco sfogarmi così invece di prendere a pugni il muro. E poi forse un giorno, quando avrò fatto pace con Mia, le farò leggere queste pagine, così si renderà conto che non ho mai smesso di pensare a lei, neanche per un solo istante. Secondo me è meglio che per un po' di tempo non pensi tanto a lei. Quella storia con Sabrina è ancora troppo recente e... Non posso, Francisco. Lotterò per lei. Fino all'ultimo. Tu non ti arrendi mai, eh? No, e tantomeno con Mia. Vedi, Francisco, sono sicuro, so che lei continua ad amarmi quanto l'amo io. Lo so. Manuel, devo dirti una cosa riguardo a Mia.
Ti ha detto qualcosa? Sì, ma il problema è che quello che sto per dirti non ti piacerà affatto. Lo so che quando mi è arrabbiata con me è capace di dire qualsiasi cosa, però dimmelo, non fa niente. Mi hai chiesto di scoprire cosa c'era tra lei e quel Nacho. Sì? Beh, hanno avuto una storia a Bariloche. Una storia? Come sarebbe a dire una storia, Francisco? Che genere di storia? Allora? Ti ho fatto una domanda, mi rispondi? Calmati. Come faccio a calmarmi? Mi parli di una storia e poi non mi dici niente. Oppure te lo fai dire da lei. Ok. Va bene. Guarda, sono calmo. Ok? Ora sono seduto, sono calmo. Vuoi dirmi che è successo? Sono stati insieme. Mi dispiace, ma non potevo continuare a nascondertelo. Lo so, lo so. Manuel! Manuel, vieni qui! Vico, dove l'hai vista? No, non l'ho proprio vista oggi. Perché non vai a cercarla? No, starò parlando con Rocco di tutte quelle cose noiose che a loro piacciono tanto. Ah, lo sai che ho un video di una sfilata primavera-estate? È fantastico, che viene dalla Spagna. Che ti serve? Tanto tu non sfilerai mai in passerella. Ora ti dico un segreto. Il broncio non va più di moda. Fai attenzione. Ti strappo i capelli, brutta strega! Non metterti al suo livello. Siediti di qui, vado a cercare Vico e torno. Se la tocchi io ti distruggo. Depilati da un'altra parte. Tesoro, qui c'è più luce, inoltre a parte i letti. La camera è di tutte. Vattene di sopra, ti ho detto che non ti voglio qui, sparisci. Ehi, non lo sai che si bussa alla porta? Non te l'hanno mai insegnato? Dov'è Mia? Mia? Mia Colucci, bionda. Sì, rispondi alla mia domanda, sai dov'è Mia o no? Sì, sta lì, si sta nascondendo da te. A te. Adesso chiariremo un po' di cose. Quiere salvarte al poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté en mi cara y tanta mierda. Vas a salvarte, vas a estar libre,